rissa in pieno centro, denunciati 4 giovani. Ladri a Capaccio, ville svaligiate di notte. Natale a Battipaglia, tocca alle associazioni. Forum dei giovani a Battipaglia, sono 59 i candidati. Battipagliese Calcio, vittoria casalinga. Approfondimenti stasera, ore 22.05 a calcio.gol. Borgo Gromola, sconfitta alla Padula. Crash Eboli, battuta d'arresto. Pestum, la BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella, festeggia 100 anni. Ragazza contesa ed infortunata, scoppia la rissa in pieno centro a Battipaglia, a pochi passi da Piazza della Repubblica. 4 giovani si sono picchiati utilizzando anche bottiglie di vetro. Sono finiti in ospedale dove sono stati medicati e sono stati denunciati dai carabinieri. 2 giovanotti si sono avvicinati ad una ragazza che era in compagnia di un'amica, entrambe poco più che ventenni, ed hanno iniziato ad infastidirla. Le donne si sono allontanate senza dar retta ai 2 molestatori e si sono avvicinate ad una comitiva di amici in cui c'era anche il fidanzato di una delle ragazze. In pochi istanti, 2 gruppi di giovani, tra cui i molestatori, hanno iniziato a picchiarsi, colpendosi anche con delle bottiglie di vetro. Sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma e, dopo aver ascoltato i balordi che si sono picchiati, li hanno denunciati a piede libero per rissa e lesioni. Torna la paura per i furti notturni nelle ville di Capaccio. Nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno svaligiato 2 abitazioni in località Chiorbo, rispettivamente di proprietà del consigliere comunale Pasquale Cetta e del maresciallo dei carabinieri in pensione Francesco Mandetta. Le 2 case si trovano a pochi metri di distanza l'una dall'altra e in entrambi i casi i proprietari si sono accorti del furto soltanto al risveglio. Ladri abili e esperti che hanno agito in fretta e senza fare rumore, portando via i beni di valore a portata di mano. Per Battipaglia il Natale 2014 sarà ancora una volta nel segno del fai da te. Saranno una 20 i gruppi locali che si interesseranno degli addobbi e della programmazione. L'unico sostegno che giungerà dall'ente riguarderà la concessione del patrocinio gratuito al cartellone, che sarà realizzato, l'esenzione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, la gestione della filodiffusione, la realizzazione dei manifesti e i costi della SIAE. Il maggior attrattore natalizio dovrebbe essere una sorta di villaggio, probabilmente in piazza Mendola e in piazza Aldo Moro, dove troveranno spazio stand e gazebo delle varie associazioni. A causa delle difficoltà finanziarie del comune saranno posizionate da metà dicembre le stesse luci che hanno abbellito le vie principali lo scorso anno e non dovrebbero esibirsi cantanti o gruppi musicali, ma soltanto artisti locali. Sono 59 i candidati alla carica di consigliere del Forum dei Giovani. Dopo un avvio a singhiozzo, con sole 25 candidature presentate fino a martedì scorso, mettendo a repentaglio le elezioni già fissate per il 22 e 23 novembre prossimo, nelle ultime ore è stato superato il limite minimo previsto delle 50 proposte. Diversi gli ex consiglieri del forum sciolto nel 2012 che tenteranno di riprendere la strada bruscamente interrotta. I 59 aspiranti si confronteranno alle urne, cui saranno chiamati a votare i giovani dai 15 ai 29 anni. I bianconeri giocano la migliore gara stagionale ed asfaltano il 2 Torri con un secco 3-0. Risultato addirittura stretto se si considera l'incredibile mole di occasioni costruita dai padroni di casa. Le reti di Odierne e di Esposito, la firma indelebile di un Di Matera che ha preso in mano le redini del gioco, ergendosi da protagonista indiscusso di una squadra finalmente in grado di regalare soddisfazioni. Questa nuova Battipagliese si diverte e fa divertire, non perdendo mai la concentrazione, anche quando la partita è chiusa. Fulmini bianconeri sin dai primi minuti del match, con la Battipagliese vicina al vantaggio al 7° minuto. Garofalo invita dalla sinistra Aprile al colpo di testa. Il portiere siciliano agguanta la sfera. Il numero 1, Paternite, è ancora protagonista al 14°, quando anticipa un colpo di testa di Esposito innescato da Gordillo. I siculi si fanno vedere per la prima volta al 17°, con un diagonale di poco al lato di Puntoriere.
resterà l'unico tiro in porta del Due Torri. La battipagliese cresce e mette paura ai siciliani col passare dei minuti. Sale in cattedra Di Matera, che prima conclude a lato su invito di Esposito, poi viene ipnotizzato dal portiere, quindi stuzzica al 42esimo la fantasia di Odierna, che conclude di tacco addosso a Paterniti. Il gol è nell'area, arriva al 45esimo, azione prolungata sull'out destro. Aprile serve al centro Odierna, che di potenza gonfia la rete per il vantaggio bianconero. La ripresa è un capolavoro bianconero, al cospetto di un Due Torri semplice comparsa. Leone mette paura al quarto minuto con una conclusione dalla distanza. Al 17esimo la battipagliese sfiora il raddoppio con Di Matera, ben servito da Esposito, ma Paterniti para con i piedi. Al 23esimo i ruoli si invertono. Di Matera serve Esposito, che completamente solo a 2 metri dalla porta manda sopra la traversa. È solo un errore di percorso, perché al 26esimo è ancora show Di Matera, che supera 3 avversari in aria e serve Esposito con un delicato colpo sotto. L'ariete zebrato timbra il raddoppio. Il tris arriva al 34esimo su azione d'angolo. Lo firma ancora Esposito dopo un tocco di Maraucci su angolo. È delirio bianconero al Pastena. Già dalla prima parte io mi sono reso conto che probabilmente questa squadra doveva fare un lavoro fisico sotto l'aspetto fisico in maniera diversa, ma senza nulla togliere assolutamente, perché farò sempre i complimenti a Squillante. Però, per come voglio vedere la squadra io, avevamo bisogno di un altro tipo di preparazione fisica. Io so benissimo a che cosa vado incontro, ho un po' di esperienza. So che facendo un certo tipo di lavoro a inizio partita possiamo soffrire. Probabilmente da qui a 3-4 partite partiremo subito forte. Ma oggi, e chiedo scusa perché poi dopo è chiaro, no? Noi vogliamo vedere sempre la squadra a 1000. Però oggi secondo me nel secondo tempo andavamo il doppio degli altri. Io adesso voglio fare un appello ai tifosi. Che nei momenti di difficoltà si aiuta la squadra della propria città, non quando le cose vanno bene. Ma credo che non sto dicendo niente di particolarmente strano. Noi oggi abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi, noi battipagliese, dal presidente all'ultimo che aggiusta il campo. Noi stiamo costruendo un qualcosa di interessante per tutti, non per noi. Non sono venuto qua a prendermi la gloria io, non mi interessa la gloria mia. Mi interessa che la battipagliese possa crescere in una certa maniera, in un certo modo. Io non ho bisogno di gloria. Però sentirsi dire parolacce, ancora dobbiamo entrare in campo, non fa piacere a nessuno, credo. Inizia male il campionato del Borgo Gromola, sconfitto alla Padula sabato pomeriggio per 1-0 dal Santa Tecla Terme. Primo tempo con pochissime emozioni. Nella ripresa gli ospiti riescono a sbloccare la gara ed espugnare Gromola. Nonostante la buona prestazione e il tentativo di rimonta del secondo tempo, la squadra eburina deve fermarsi alla forte formazione del Tiene. Nel primo tempo subito in vantaggio gli ospiti. La formazione di Gallotta però si ripropone all'attacco e rientra in partita segnando 2 volte nel giro di 1 minuto. Ma i vicentini a 1 minuto dalla fine segnano anche la 6ª rete. Mister Gallotta ha dichiarato: buona almeno la reazione nella ripresa. Ora però dobbiamo concentrarci sulla difficile trasferta di Monza. Si è tenuta ieri all'Hotel Ariston a Pestum la 44esima edizione della festa del socio della Cassa Rurale ed Artigiana della BCC di Battipaglia in Monte Corvino Rovella, che coincide con le celebrazioni del centenario della sua costituzione. Ospiti il fondatore dei progetti di microfinanza campesina in Ecuador, Bepi Tonello, e il presidente nazionale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Alessandro Azzi. Con loro si è confrontato anche il presidente della Cassa Rurale di Battipaglia, Silvio Petrone. L'evento è stato condotto dalla giornalista Rai Lorena Bianchetti.